Dottor Alessio Caggiati, buongiorno. Ho appena visto, dottore, il suo intervento al corso di mastoplastica secondaria con dei casi veramente estremi che lei è riuscito a risolvere. Intanto i miei complimenti. Grazie. E mi sorge una domanda, vedendo i suoi lavori, un argomento molto attuale è la chirurgia rigenerativa. Come può la chirurgia rigenerativa intervenire in un intervento di mastoplastica? Che problemi può risolvere? Le potenzialità della chirurgia rigenerativa sono ancora in corso di identificazione. Si basa sul concetto che il nostro grasso, il nostro tessuto adiposo è ricco di cellule staminali e quindi ha delle enormi potenzialità di cicatrizzazione, di guarigione di danni o di ferite. Di conseguenza è come se fosse un'arma ricostruttiva intrinseca del nostro tessuto che noi possiamo prendere e andare a mettere dove serve. È un intervento che viene eseguito in modo molto poco invasivo per il paziente, viene fatta un'anestesia locale, si preleva il grasso, viene trattato in modo particolare onde arricchire questo grasso in cellule staminali che sono quelle che la cui presenza nell'impianto ci dà il risultato, e dopo quello si può utilizzare per moltissime condizioni in cui si abbia un difetto volumetrico dei tessuti o una cattiva circolazione del sangue ai tessuti, le distrofie cutanee. Quindi è una tecnica, una sorta di stucco biologico che noi abbiamo con cui possiamo fare correzioni di superficie e correzioni anche profonde dei tessuti, sia a livello mammario che a livello del volto o a livello di qualsiasi regione del nostro corpo. Quindi si può usare per qualsiasi inestetismo, diciamo. Può essere, uso una parola inappropriata, un compendio quindi anche alle protesi? Si può? Sì, assolutamente sì, perché le protesi molto spesso hanno delle dimensioni discrete, quindi delle dimensioni ben precise che non riflettono magari completamente quelle che sono le dimensioni della protesi che noi abbiamo bisogno nei pazienti, quindi noi possiamo impiantare una protesi e poi integrare il contorno della protesi e renderlo meno visibile con degli impianti di grasso. Solo con il grasso si può ottenere un risultato interessante? Solo con il grasso si ottiene un risultato molto buono nella chirurgia ricostruttiva, nelle chirurgie delle deformità, delle malformazioni come mammelle tuberose o negli esiti di asportazione di tumori della mammella, nell'esito di chirurgia conservativa, le cosiddette quarte, dove i danni che vengono fatti per la chirurgia oncologica possono essere corretti pressoché integralmente. Nella chirurgia estetica abbiamo ancora scarsi risultati, soprattutto perché è un intervento che richiede l'aumento della mammella con il grasso, richiede molti interventi e ha una risposta non prevedibile, cosa che i pazienti hanno con un impianto di una protesi. E cosa possiamo aspettarci quindi in un prossimo futuro dalla chirurgia estetica per quanto riguarda la rigenerativa? Ci potremmo aspettare molto, sia perché stiamo cercando di mettere in coltura il grasso, quindi non dover fare più grossi prelievi e magari farne uno solo, bancare i tessuti e poi poterli utilizzare nel corso di una vita, e poi perché la purificazione del grasso ci consente di utilizzarlo per situazioni sempre più critiche, ad esempio situazioni di dolore, cioè viene utilizzato anche per circostanze di dolore, anche dolore preprotesico nella mammella, ma anche dolore per altre patologie del corpo che possono essere dalle ulcere alle condizioni distrofiche di pazienti diabetici, quindi è uno strumento ancora in corso di studio, ma c'ha dei confini terapeutici ancora infiniti. Grazie dottore, molto interessante. Grazie a voi.